sappiatelo, tutti quanti, oggi il 29 maggio non bisogna neanche minimamente pensare, tirare qua, parlare dei morti della Juventus, di qui, di lì. Quella è una cosa che è disgustosa, è capitata, non mi ricordo più che anno è stato successo, ma ci devono creare come la giornata del ricordo, la giornata del rispetto per la gente che è appassionata di calcio. Queste persone sono morte perché andavano a vedere la loro passione da quando sono bambini, quindi c'è il ma, non devi neanche dire rispetto, non esiste, cioè è una cosa a parte, è una cosa unica che non è che è successo quasi, quindi non capisco io le polemiche, ragazzi di 25-30 anni che si permettono di giudicare il Covid, la morte di qua, la morte di là, no, la finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles è stata una cosa unica e non c'è da paragonare, non c'è niente da dire, non c'è assolutamente niente da dire, ci vuole solo il silenzio per le persone che non ci sono più e per quelle che ci sono ancora, che hanno avuto questo incubo, questa cosa bruttissima. Cioè voi pensate, tu esci di casa, hai un figlio, hai una ragazza, hai l'anima che te stramurta, che ti ammurta, e non tornano più a casa. Cioè ragazzi, qui non ci sono i colori. Però questo, attenzione, questo non mi impedisce e non deve impedire a nessuno, e nessuno si deve permettere di dire quello che si può dire e non può dire quando si inizia a parlare di calcio. Ok? Quello Bruxelles, lo stadio Isel è una cosa, tutto il resto non c'entra niente con l'Isel. Però a quel punto lì, tutti quanti insieme, ok? Se avete i coglioni, bisogna dire, è vero, quella partita lì è stata una partita, adesso parliamo di calcio, una partita falsa, finta, in tutti i sensi, con un rigore finto, con un arbitro corrotto, non so da chi mai corrotto, perché è stato un arbitro che ha dato un rigore a un metro e mezzo fuori dall'area, ok? Non mi dite qua il VAR o non VAR, no, il guardalinea era sulla linea, perché il guardalinea va sempre dietro all'ultimo uomo, quindi se lui aveva voglia di intervenire, interveniva, l'arbitro non fischiava rigore, questo non è capitato, quindi attenzione, non mischiamo le cose, il rispetto per la vita umana, ma lasciamo stare, allora lasciamo stare i colori, ok? Guai a chi tira qua in ballo i colori per avere qualche audience, qualche like in più, a me non me ne frega un cazzo, ok? Allora, mettiamo il giorno della memoria per il tifoso, qualsiasi sportivo, perché sicuramente c'erano degli sportivi in mezzo a quelle persone, che tra l'altro non erano neanche i più agitati, ma erano persone normali, famiglie normali, ok? Quindi quella è una cosa, poi parliamo di calcio. Allora, se parliamo di calcio, possono parlarne tutti. Allora nessuno si deve permettere di non dire non nominate quella partita lì, perché nel momento in cui io ti dico, ok, che quella partita lì andrebbe messa in una scatola e addirittura fare delle ricorrenze, ma non per i colori della Juventus, proprio per l'umano, un umano come una persona che va a un concerto, c'è una cacca di persone, muoiono 50 persone, ma non esiste, ok? È stata una tragedia, ma guai a dire che non si possa parlare di calcio, perché nel momento in cui delle persone scendono dall'aeroplano con in mano la Coppa dei Campioni, alzarla, allora a quel punto lì ci fermiamo tutti e io parlo fin quel cazzo ce ne ho voglia e nessuno mi può dire no. Ciao ragazzi, buon anniversario,
massimo preghiere, rispetto per le persone che ci sono più, ma non venite qua a girare la frittata, eh? Nessuno si deve permettere di toccare la verità su tutto il resto che è successo. Non lo sa ancora nessuno quello che è successo veramente lì negli spogliatoi, non lo sa ancora nessuno. Ancora adesso si sentono i giocatori della Juventus che danno delle differenti versioni dei fatti di quello che succedeva negli spogliatoi. Quindi tutti quanti bravi, massimo rispetto, ripeto per la centesima volta, per i morti, ma non venite qua a fare professori e scienziati quando si parla di calcio. Perché abbiamo sentito anche grandi dirigenti dire sciocchezze in quel periodo lì. Quindi, ma ciao ragazzi, buona serata a tutti.